Ciao a tutti, benvenuti in questa apertura pacco. Oggi è il 4 luglio del 2021, ore 21 e 6 minuti, 7 quasi. Allora, ho preso questo pacchetto, l'ho aperto, quindi apertura pacco per modo di dire, però c'è questo che lo voglio tenere per l'ultimo. Allora, qui semplicemente dei calzini. Poi dovrei passare sul video una volta che l'ho pubblicato, mi chiedo quando, però spero non nel 2022, e mettere nelle informazioni tutti i dati per vedere insomma, questi oggetti qualora qualcuno fosse interessato. E ci sono questi che costavano 5,99 euro, mi pare, sono tre paia di calzini non fantasmini, ma neanche calzini normali, diciamo alti. Questi sono quelli che preferisco d'estate. E non è che ne abbia più tantissimi perché si consumano comunque. Poi ci sono i fantasmini, quelli invece che arrivano fino a qui, che li odio, però ne ho qualcuno, ogni tanto ne riesco ad usurare, a sfasciare qualche paia, ma sempre in quantità troppo grande rispetto a... Ah, questo invece è una maglietta. Avevo preso una taglia L, che è oggettivamente grossa. Questa ho preso una taglia M, spero che non sia troppo aderente. Chi lo sa? Vediamo. Il colore mi piace, questo blu elettrico acceso è forse il mio colore preferito. Questo è sicuramente più aderente, ma non è proprio, cioè più aderente, ma non eccessivamente. Quindi magari quando sudi comunque un po' di fastidio lo dà, però vedete le maniche già sono abbastanza larghe, per cui questa è la misura corretta, la M. Poi ho preso questa camicia, sempre blu, sperando che sia anche questa misura. Possibilmente slim, eccola. Poi ci sono, no, non è che ci sono gli aghi per tenerla, ci sono queste specie di pettucce. È sempre difficile a piegare una camicia nella maniera più corretta. C'è questo affare che regge il colletto, il tessuto sembra decente. Vediamo questo se si riesce a togliere senza sfasciare il cartoncino. Questo all'interno. Ovviamente è tutta allacciata, bisogna ben slacciarla. Devo dire, il tessuto non sembra proprio leggerissimo, però cioè, non, sicuramente non è di cotone, o perlomeno non solo di cotone. Vediamo se c'è la composizione. Tanto tutto in Cina fanno. Il 2% elastan, 98% cotone. Potrebbe anche essere. È un po', non so, da un lato mi sembra pesante, dall'altra però è sottile. Cioè, mi sembra pesante nel senso che sia
poco traspirante, ma magari sbaglio. La prova sulla luce. La luce si vede, quindi probabilmente è solo un effetto del colore. È un po' traslucido, diciamo. Qui, vabbè, la manica può anche essere stretta. Ovviamente non è proprio una condizione ideale quella di indossare una camicia del genere in una stanza chiusa in piena estate. Anche se oggi ha piovuto, ha leggermente rinfrescato, ma l'umidità è tanta. Adesso ve la faccio vedere un attimo. È un po' strettina, effettivamente. Non si vede bene. Oddio, diciamo che beh, larga, cioè a misura non è un po' strettina. Portabile, tanto sta roba non conviene mai a rispedirla indietro anche se non è a misura, perché diciamo portabile, ma proprio a filo, ecco. E non è neanche slim, a parte forse appena appena accennato. Giusto le maniche perlomeno vanno bene, che sono quelle più a rischio. Il collo stretto, quindi la M di questa marca, almeno per quanto mi riguarda, è troppo stretta, che è troppo sacrificata. Non so la L com'è, se è larga, se è misura perfetta, pennello, è difficile. Comunque, ripeto, una volta che le prendi non conviene, secondo me, fare il reso perché costa i soldi. E se prendi una roba qui su Amazon, significa che se no andavo in negozio, spendevo 50-60 euro e in teoria, sempre in teoria, avevo una camicia come si vede. In realtà non è vero neanche quello perché anni fa comprai in offerta una camicia che costava 50 euro, prezzo di cartellino 70, se mi ricordo bene, che mi piaceva come stava lì nel manichino, era un negozio. Poi però prendendola mi sono accorto che per carità carina, tutto, righe, colori belli sgargianti, ma non era slim, era regular e direte, potevi farla slim, ma io non sono mai stato un grande esperto di camicie e quella che avevo visto nel manichino a me sembrava sinceramente per come stava il manichino slim. Ma quella volta quando la comprai probabilmente direte cavoli tuoi che a 35 anni ancora non sapevi la differenza tra una slim e una regular, che cosa significassero, che esistevano, quindi t'arrangio, infatti mi arrangio, nel senso mi arrangio, la tengo, la metto ogni tanto, ma non è l'ideale, ecco, questo volevo arrivare, non è detto che il negozio sia la panacea di ogni male, e invece comprarli in rete comporti per... dipende. Allora, ho comprato questo aggeggio. Cos'è con questa pompetta? Sembra quelli per misurare la pressione. No, questo è per il collo, in realtà, anche se è molto simile, cioè identico, questo sicuramente viene usato in produzione anche per misurare la pressione. E dovrebbe allungare un po' le vertebre del collo. Ha 4 camere d'aria. Facciamo una prova, sì. Ci vuole una vita per gonfiare tutto. Vedete, sono
sono andato avanti un po' perché sennò ci vuole un sacco di tempo, però piano piano si sta gonfiando e poi uno lo mette a misura, ecco, di quanto vuole l'allungamento. Andiamo per sgonfiarlo un attimo. Sente? Credo convenga tendenzialmente a tenerlo gonfio, perché sennò ci vuole troppo ogni volta. Ecco, senza esagerare perché poi potrebbe dare anche un po' fastidio, però sì, diciamo che ti tiene il collo diritto alla fine, giusto per provarlo, costava 11 euro mi pare in offerta. Vediamo se si può togliere, se si leva insomma senza sgonfiarlo, che non è detto. Sì. Magari dargli anche una pulita. Adesso ho voluto fare la prova così. Vabbè, questo è per il collo, insomma, per allungare un po' le vertebre. E questo è tutto. Vi saluto.